Alberto. Alberto, Alberto. Come sei aggraziata? È meglio di dire come sei bella. Sì, perché aggraziata c'ha le grazie. Allora i tamburi sono aggraziati col canto. C'è proprio una canzone che dice voi non siete belle, siete aggraziati. Proprio per fare proprio la differenza, che è ancora più... C'è proprio la grazia, capito? Certo. Quando uno ha la grazia, è bella sia fisicamente ed è bella pure come si muove, è bella come parla. Può essere che tu sei bellissima così, se ti vedi da lontano e poi se ci mettiamo a parlare... Fai schifo. Può essere. Ma non ho capito cosa c'entra con l'apprendimento del tamburello. Del tamburo! Del tamburo. Come cosa c'entra? E c'entra tutte quelle vibrazioni che tu quando siamo abbiamo suonato sotto l'albero, sì. E che tu senti che sento tutto quel sì. E allora non è che fanno tutti quanti, no, che è la grazia del tamburo, Non è la prima. Negli ultimi 3-4 anni, proprio così, tantissime persone che si sono avvicinate a questo tipo di musica, però si sono avvicinate in una maniera superficiale, cioè si sono avvicinate facendo una ricerca di dischi e una ricerca di cose che si possono trovare su internet, una ricerca di cose che si possono trovare in un negozio, in un qualcosa, ma la vera ricerca, che è quella di andare proprio sul campo a sentire, a vedere, a fare, non c'è. Invece altra fila che facevamo noi con gli anziani, l'anziano non ti diceva che vai andare a casa dell'anziano a vedere come suonava, ma ogni occasione era buona di capire, ma poi dipendeva da te. Certo. Quindi non c'erano maestri, c'erano solamente feste oppure occasioni in cui vedere come si suona. Esatto, sì. Non andava a cose di quelle e ti spiegava, perché lui, pure io quando faccio le corse di tamburo, posso spiegare in tutto, ma facevo corse di tamburo. Dopo ti viene una giornata che passiamo insieme a raccontare un po' la storia del tamburo e di tutti noi. Ma non posso la sera e la mattina spiegare le tecniche a suonare il tamburo. Sarebbe inopportuno dire, guarda, tu oggi vieni qua, fai 3 giorni di corsi di tamburo e ti impari a suonare il tamburo. Ma sarebbe io da persone che tengono l'umiltà di diffondere questa cosa, non mi permettere mai di dirci una persona, tu vieni 3 giorni, ma pure per 3 anni. Che poi dopo un anno tu te ne accorgi se sei portato a suonare un tamburo, capito? Sai come si dice qui da noi? No. Un pane si mangia in burzo. Il pane si mangia un po' alla volta. Se tu mangi da me, fai un pannarone così. E non riesci a fare. Ogni suonatore ha il suo stile. Io mi sono imparato lo stile del suonatore che conoscevo. Se no copiavo. È inutile che non facevano. Però quella gente che era là ti serve proprio a questo, a farti capire che sviluppo tenere quando senti più di uno, non è che tu non senti uno solo e ti sei innamorato di uno solo, ne senti parecchi, e quello che ti piace di più tu fai un punto di ritrovo quando tu riesci a suonare, pure chi che canta, no? Diciamo, certo. Se tu vedi gli anziani che loro non hanno un repertorio scritto, è tutta una cosa orale. E per fare quei fraseggi, per fare tutte quelle cose, hanno sentito sempre qualcuno un punto di riferimento. E come sono bravi loro, hanno provato pure questi qua prima di loro. Allora questa serve la tradizione, per avere un punto di riferimento. E dice io, saci che lui là faceva queste cose. Io non è che sono come lui, forse sono più bravo di lui, oppure meno bravo, però io faccio la stessa cosa in un'altra forma.
Però, diciamo, l'animo c'è lo stesso. Hai capito cosa voglio dire? Ogni volta che muore un anziano se ne va un personaggio, se ne va una storia, se ne va una biblioteca. Cosa fa la biblioteca vivente che sta al Vaticano? Ma che è storia, sì, sta scritto là, però io posso leggere un libro lì, ma posso pure medesimare in un libro di quello per vedere come un papa se piava un biscotto, se piava che. Ma in realtà non tengo niente, capito? Sto a quello che mi dice un libro. Immagina la fantasia mia come dovrebbe girare. E poi pure per questi. Carcere io, vedendo questo sintone suonare, la prima volta, è giunto proprio un impatto, proprio un impatto di una cosa meravigliosa. Carcere, quando sintone stavano, quando lui era giovane, non forse non erano bravi tutti quanti come lui, ma lui ha visto sta suonato da qualcuno, sul modo violento di suonare un tamburo, sul modo violento gli attacchi di cantare, c'erano, non è che loro l'hanno inventato, che scala non c'è stato a inventare niente. Questa qui è passata dal mondo contadino oppure dal mondo cittadino che pure nella città suonava alla borghesia, a borghesia che è stata sempre una cosa a parte, si è impossessata di questa e ha modificato a modo loro, perché se volevi fare tradizione non sapevano niente di tradizione, capito? Prima non esisteva che un uomo sfiorasse una donna durante un ballo, ma era un sacrilegio, era una cosa bruttissima. E non si ha mai avuto una ragazza, era fidanzata e si metteva a ballare con qualcun altro. Stavano i fidanzati che picchiavano pure. Erano. Cioè era una danza molto molto rispettosa dei valori in cui. Dei valori delle persone che la eseguivano. Giustamente, mo con l'avanzare dei tempi, o il consumismo, e quindi il fatto di andare veloci, di prendere, di buttare, così, anche giustamente essendo musica popolare, quindi fatta anche dal popolo, si evolve, si cambia, si fa, e quindi è diventata qualcosa di un po' di diverso. È un tamburo che ti chiama a ballare. Se tu non suoni un tamburo come la suono e se fai a cantare come la suono, come fai tu a ballare una coppa in uno strumento sapendo tu che non si balla così? Se non lo sai, vabbè, tu ti metti e ti muovi. Mm-hmm. È come vai alla discoteca, ti fai così, bu 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 e fa. Ma se tu sai che ci sono alcuni schemi che un tamburo ti chiama a ballare, me la conosci, ma devi sapere pure suono, è tutto l'insieme che si coinvolge. Perché si aprono questi famosi cerchi? Ma non è facile un po'. Commenti? Ma commenti, speriamoci che ci trovano, quando diciamo queste cose, ci capiscono e ci vogliono bene ancora di più.